Adesso trovo un attimo qui. Scusate, sì, funziona ancora. Scusate, come riepilogo tutto per quelli che si sono persi all'inizio. Niente, avete perso la parte più bella, che era il solito condensatore sulla linea 3,3 volt coperto da. Coperto da una plastichina per farlo stare bene al calduccio, che è andato in corto. Non è il primo su questi modelli qua. Ripeto tutto quello che avevo già detto, questa settimana 4 Lenovo, 3 Lenovo, un ThinkPad bello nuovo. Quello più particolare è il ThinkPad perché praticamente gli è caduta dell'acqua sulla tastiera, poca, neanche tanta, e il ThinkPad inizia ad andare in errore di ACP, in schermata blu subito all'avvio e non si può né installare Windows né 8 né 8.1 né 10 né 11 perché continua a dare l'errore in schermata blu subito praticamente. Probabilmente adesso io ipotizzo, che in realtà dell'acqua sia finita sotto la scheda video, perché mettendo una distribuzione di Linux in realtà si può sia installare il sistema. Sì, si può installare il sistema. E il problema è che è un AMD, un Ryzen, no, un Intel, scusate, un Intel con scheda video GeForce. Intel i7 serie 4 o 5, molto vecchio. Magari ce l'ho qua da qualche parte. Il fatto che su Linux funziona, però il cliente Linux non lo vuole usare, e quindi adesso vedo se cercare una scheda madre di ricambio perché vuole per forza rimettere a posto questo computer. Oppure non so neanche io, ormai non so neanche io cosa fare. Se comprarglielo e usarlo io con Linux. Non si sa, allora qua c'è attaccato il disco fisso, quindi lo inseriamo a slittamento e le vite mettiamo dopo. Qua invece c'è una vite della cerniera sopra lo shield in metallo, là, altre due, poi dovrebbe esserci la terza, qua, terza, voilà. E ora teoricamente
solo la batteria connessa, proviamo a accendere il PC. LED rosso, ho fatto un lampeggio e infatti l'ho visto qua a posto. Disco fisso, un elettromeccanico dovrà essere clonato su un SSD, quindi adesso farò la copia del disco elettromeccanico. C'ho una vite in più che la ventola c'è attaccata. Vai attaccata, attaccata, attaccata. Qua è lunga, forse è questa. Questa qua è corta, però c'è la slitta che si deve infilare tra il lamierino e quindi questo non si fa niente. Boh, allora aspetto che di duplicare il disco fisso. Intanto vediamo un altro computer. Nuovo caduto dalla scatola durante l'apertura. Perché qua arrivano sempre cose stranissime. C'è ancora, funziona. Oh, è allucinante. Non lo so, non avete visto niente. Benissimo, benissimo. Qua continua ad andare in errore, cioè viene sempre scritto c'è stato un errore, c'è stato un problema. Non avete visto di nuovo niente. Oh. Allora, il prossimo PC, sperando vada di nuovo non in errore. E pomodori. E il prossimo PC della giornata è un computer nuovo. Vi siete prima non avete sentito niente perché continua ad andare in errore le dirette. Vi faccio vedere. Tolgo il numero di telefono. PC nuovo, HP nuovo di pacca, eh? Caduto durante l'apertura della scatola. Non vi rendete conto? Guardate, guardate che catastrofe, eh? Mai acceso, nuovo, nuovo. Uno, non si sa se lo schermo è spezzato, occhio non si vede. Mettendo il jack, naturalmente, visto lo stato catastrofico della situazione, il jack non riesce ad andare a toccare. Quindi è probabile che non essendo stata fatta la prima accensione, finché non c'è il pin centrale del jack di alimentazione esterno, non si abilita la caricabatteria e l'accensione PC. Quindi andiamo a vedere se mettendo il jack esposto il PC si accende, se lo schermo è rotto, dal massimo rateizziamo alla meno peggio. Perché? Per chi se lo fosse perso, perché non so se qua va tutto in errore. Prossima settimana vado 3 giorni in Toscana. Perché sono stato obbligato dalla mia dolce consorte. Andiamo con Torillo in una tenda a 2 piani, di quelle dei camping, sperando che non piova troppo. Per provare l'ebbrezza di dormire in tenda in Toscana aspettando il mostro di Firenze. No, scherzo. Comunque dopo settimana non ci sono, per cui ci sarà, qua avrà le viti sotto il gominazzo. Non riesco mica a toglierlo, speriamo che se non ci fosse. Comunque faremo questa super avventura. Però sto cercando di sbarazzarmi di tutti i lavori che avevo in attesa. Inutile, vai in errore, non so se è l'upload, non so che cazzo sia. Ma si blocca per cui non vedete niente, a me viene scritto si è verificato un errore.
Poi è nuovissimo, non è ancora mai aperto di questo tipo. E comunque, visto che non ci sono questa settimana, poi sarò in ritardo sul pubblicare i video. Il prossimo è di sempre di un Lenovo, di un 300, 300, 330 mi pare. Qua c'è tutta una sorta di shielding in plastica che blocca sulle porte, inclusa. No, l'alimentazione è sotto la cerniera. Però la cerniera passa. Ok, è diverso da. Cioè, è la prima volta che vedo questo tipo di cerniera. Praticamente c'ha una parte bassa attaccata sullo chassis, una parte alta. Due livelli diversi, non so, non capisco. Però fanno parte della stessa cerniera, quindi più in alto, più in basso. Nuovi PC HP. Quindi qua bisogna staccare sicuramente. Però aspettate, scusate, ma qua il connettore in realtà si è spostato poco. Potremmo provare solo a schiacciare qua in dentro per riuscire ad arrivare a metterci lo spinotto. Adesso ci andrebbe un martello pneumatico. Porca puzzola. So come fare. Dovremmo battere veramente. Lo so che è una cosa inquietante, ma dovremmo probabilmente dargli dei colpi per farlo rientrare. Usando qualcosa di plastica qua per non danneggiare. Potremmo usare questo, lo sponger, come lo chiama Alex di Northwich Fix, e poi dare qualche comando. Ecco, questi sono gli strumenti per riparare i computer portatili. E voilà, adesso dovrebbe già entrare il connettore alimentatore. Vediamo un po'. Vedere se si resuscita, se si accende la lucetta. Cavolo, no, niente, non buono, non buono per niente. E qua entra sicuramente a sufficienza per arrivare al fondo del. Vediamo se arriva tensione al fondo del connettore. Abbiamo zero, ha rotto il connettore. Zero. Sicuramente lui, quindi si è rotto in qualche maniera il connettore. Non so come. Sì, che è una batteria.
È nuovo e ha due banchi di RAM diversi. Mi sa che qua mi stanno raccontando qualche cagnazzazza. Samsung 8 giga 3200, mezza messa fuori, comprata su eBay o su Amazon. TX Rui 8 giga 2400, quindi più sfigata, e anche questa messa male, quindi entrambe le RAM messe male, che mi fa supporre che il computer sia un mucchio di cazzate che mi stanno raccontando. Vabbè, ormai non mi stupisco più di nulla. Il meccanismo di cerniera più astruso che ho visto fino adesso. Si sono inventati cose strane. A doppio livello, come dicevo, una parte più alta e la parte più bassa con i cavi del wifi che passano in mezzo. Una parte più alta e una parte più bassa con i cavi wifi che passano in mezzo. È una cosa un po' particolare sta cerniera. Mi dispiace se continuo a interrompere, è inutile, probabilmente non riesco a fare non so, non riesco a fare le dirette, non c'ho modo. Continua a bloccarsi tutto. Allora, andiamo a togliere. Sai cosa potrebbe essere? Che questo computer è stato venduto su Amazon da quelle aziende che te li vendono con 16 giga di RAM, in realtà li hanno smontati e fatto l'espansione mettendo tipo da 2004, super economico, schifoso, il connettore è veramente la merda. Guardate che roba. Deformato. Quindi veramente il connettore è il problema. Adesso naturalmente di questo modello non ce l'avrò perché sono appena usciti. Ciao, arrivo. Vediamo. Se c'è tensione. Quindi connettore andato. Non ne ho mica uno di ricambio così, troppo recente. Ciao cliente. Ciao. Vedo cosa c'ho nei miei connettori, se c'è qualcosa.
onestamente è un modello nuovo, completamente differente da quelle precedenti. Devo cercarne uno che si assomiglia, almeno per poter dare la corrente. Proprio adesso cerco di trovare qualcosa. Che non mi va di andare a ingettare come un suino. Dai, mi metto, magari riuscite a vedere qualcosa di là. No. Non è così facile. Come faccio? Si vede qualcosa.